Ciao Cinefusi, oggi vi parlo di Olga, il primo lungometraggio, l'opera prima di Élie Grappe, un regista francese che però per quest'opera si è spostato in Svizzera. Infatti il film è ambientato tra la Svizzera e l'Ucraina. Il film narra di questa protagonista, appunto Olga, interpretata da Anastasia Budiashkina, sempre nomi difficili, e che è una ginnasta molto talentuosa. Lei è ad un adolescente a 15 anni, si esercita tutti i giorni a Kiev in Ucraina, fin quando, a causa di un problema politico che investe la madre, infatti delle persone, diciamo, apparentemente collegate al presidente dell'Ucraina, tentano di assassinare un incidente d'auto, la madre e lei. Quindi a causa di questo problema lei deve abbandonare Kiev, abbandonare l'Ucraina e trasferirsi in Svizzera, e dove entrerà a far parte della squadra nazionale svizzera di ginnaste, e per potersi allenare e partecipare al campionato europeo, quindi gli europei. Quello che è poi il suo più grande sogno. Lei è una ragazza molto tenace, molto fissa in quello che deve fare, non le importa di doversi trasferire, l'importante è che riesca ad allenarsi, e anche disposta a trasferire la propria cittadinanza dall'Ucraina alla Svizzera. Il film quindi all'inizio narra un po' di questa difficoltà, seppur una ragazza molto tenace per la sua età, di adattarsi in un nuovo ambiente, in un nuovo mondo che le è molto ostile, principalmente a causa della rivalità con le sue colleghe ginnaste. Inoltre c'è una difficoltà fondamentale, quella della lingua. Infatti lei si barcamena col francese, mentre le altre ragazze parlano tra italiano, francese e tedesco, e parlano senza che lei riesca a capire quello che in realtà dicono, cosa che rende la sua frustrazione molto forte, ma che riesce a riversare appunto nella ginnastica. Il film è ambientato nel 2013-2014. In Ucraina, in quel periodo, vi erano le proteste dell'Euromaidan, che, senza entrare nello specifico, però furono delle proteste che coinvolsero tutta l'Ucraina, soprattutto Kiev, che diventò un teatro di guerra perché la popolazione era fortemente contraria alla politica filorussa dell'allora presidente dell'Ucraina, che dovette poi abbandonare il paese. Infatti, mentre lei si trova in Svizzera, la situazione entra in un crescendo veramente problematico, tanto che lei è dibattuta se continuare a stare in Svizzera e proseguire la sua carriera da atleta, o ritornare in Ucraina e aiutare la sua migliore amica, la sua popolazione, la sua madre in questa lotta che coinvolse tutto il paese. Quindi è interessante perché non tratta solamente della sua linea evolutiva da un punto di vista prettamente olimpionico, quindi del suo allenarsi, del suo riuscire ad andare oltre il fatto di non riuscirsi ad adattare molto in quel nuovo ambiente, ma parla anche di un disagio che è quello che coinvolse tutta la popolazione dell'Ucraina e che lei, seppur da lontano, sente vicino. Infatti, il regista decide di alternare momenti della situazione in Svizzera con quello che accade in Ucraina, come se questi due luoghi si confondessero e si sovrapponessero nella mente, nei sogni e nel cuore della protagonista. E inoltre vi è una scena molto interessante che, per quanto la regia non sia così
non abbia una mano così evidente, uno stile così evidente, che ancora secondo me deve andare a formarsi sempre più magari nelle prossime opere, sicuramente vi sono dei momenti interessanti in cui lui cerca di osare di più. E appunto una scena molto interessante che mi ha ricordato un po' Hereditary di Ari Aster, dove il fuoco è da protagonista. Quando vedete il film poi vi renderete conto che l'autore, il regista, è stato molto bravo nel proiettare i suoi sogni, i suoi turbamenti nell'ambiente che circonda Olga. Nonostante lei rimanga sempre molto fissa e statica, questa espressione è sempre molto dura in volto, quindi una ragazza che si esprime molto a parole o a gesti, l'unico punto di sfogo è appunto quello della ginnastica, a cui lei dà anima e corpo, però per far parlare di più le sue emozioni sicuramente è un'idea interessante quella di far parlare l'ambiente che la circonda attraverso effetti visivi, immagini che narrano di un paesaggio così asettico, innevato, tranquillo, è quello della Svizzera, in contrapposizione sia al tumulto interno di Olga, sia al tumulto di Kiev, dell'Ucraina, della lotta, di queste immagini di repertorio che sono molto caotiche, anche interessanti da guardare per chi non è a conoscenza di quello che è stata la politica di quel paese, di quell'epoca. Certo, adesso è molto più fa mo riflettere molto di più perché tutti conosciamo quello che poi sono stati gli esiti in realtà che hanno portato alla guerra dell'Ucraina, quello che stanno vivendo ancora oggi e quindi è una buona riflessione da consegnare allo spettatore per capire effettivamente cosa è successo prima della guerra e di questi anni, tutto il sentire di questa popolazione, soprattutto dei giovani, che ha sempre avuto una certa speranza per il futuro. Infatti le ultime immagini del film, senza spoilerare troppo, però sono sicuramente la parte che fa riflettere di più, guardando al passato nel punto in cui siamo adesso, cioè guardando al 2013-2014 in base a quello che poi sappiamo è accaduto. E quindi io ve lo consiglio fortemente, è un film che secondo me merita tantissimo e spero che i suoi prossimi film saranno tanto belli quanto quest'opera prima. Se vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima!